Salve amici del The Blow Show, io sono BlockingQuius e oggi vi propongo la mia recensione su Squid Game, che è la serie coreana prodotta da Netflix e che ha battuto tutti i record, incluso La Casa dei Papel. E in questa recensione ci saranno tanti spoiler, quindi se non avete visto la serie e avete intenzione di vederla, non guardate questo video, cliccate su quest'altro o chiudete la pagina. Naturalmente lasciate un like alla pagina, così avrete fatto la vostra buona azione quotidiana e il karma positivo vi premierà per 10 volte. Il motivo per cui faccio questa recensione spoiler è che recentemente c'è stata una polemica in Italia sul fatto che questa serie sia molto diseducativa per i bambini. Un comitato di genitori, che per essere precisi è la Fondazione Carolina, che è una fondazione che si occupa di prevenzione di bullismo verso i minori, ha attivato una raccolta di firme che al momento in cui registriamo questa puntata ha raccolto oltre 7.000 firme. E la notizia è stata riportata dai media e rimbalzata da un sito all'altro e diventata virale sui social, dando l'impressione che milioni di genitori chiedano la sospensione di questa serie. E qui ci sono alcuni aspetti da analizzare che secondo me sono molto interessanti. Primo, Netflix è una piattaforma a pagamento, per cui tu genitore abiliti un televisore alla visione di Netflix pagando un abbonamento, quindi dovresti essere tu a controllare cosa vede tuo figlio. E se i tuoi figli vedono la TV di nascosto, puoi impostare il blocco dei contenuti per i minori e hai risolto il problema alla radice. E se non sai come si mette il blocco, metterò il link nelle show notes, oppure vai su un sito che si chiama Google e cerca come mettere il blocco per i contenuti vietati ai minori su Netflix e al 99% troverai un apposito tutorial che ha fatto un mio compaesano, che è il numero uno in questo campo. E saluto Salvatore Aranzulla, ciao. E poi, ultimo punto è che se i tuoi figli hanno uno smartphone e tu non hai impostato un'app per bloccare i contenuti vietati ai minori, come minimo tuo figlio o tua figlia avrà già visto 18 terabyte di film porno, quindi dai un'occhiata che fai prima. Torniamo a Squid Game. Quindi se noi volessimo descrivere questa serie in una frase, potremmo dire che è la sintesi tra Parasite, che è il film coreano che ha vinto l'Oscar, e la serie Hunger Games. Il protagonista si chiama Gi-hon, che è un disoccupato di Seoul che vive con la madre in condizioni di precarietà e di povertà. Lui è divorziato, la ex moglie ha la custodia della figlia e vive con un nuovo compagno, e questo compagno ha un lavoro stabile, quindi è una classica famiglia della media borghesia coreana. Come ogni stereotipo che si rispetti, Gi-hon è affetto da ludopatia e per finanziare le scommesse ha contratto dei debiti con una gang di usurai. E dopo aver perso per l'ennesima volta tutto quello che aveva vinto, viene approcciato da un bel giovane misterioso nella metropolitana. E questo tizio propone un gioco che in coreano si chiama Dakji, che ricorda più o meno il principio del battone siciliano. Ora, il gioco consiste nel far ribaltare un quadrato che è fatto con la tecnica dell'origami. E anche questo gioco è diventato virale in seguito al successo di Squid Game e potrebbe essere un'idea per i vostri bambini. Se vi interessa, metterò il link al video che vi insegna proprio come realizzare il Dakji con la tecnica dell'origami. Tornando al film, il premio in caso di vincita è 100.000 won. Se invece perde, prende uno schiaffo. Gi-hon perde a ruota continua, prende schiaffi a non finire, però alla fine vince i 100.000 won e il giovane misterioso gli lascia un biglietto da visita e lo invita a partecipare ad un gioco dove potrà vincere molti più soldi. E una cosa molto interessante è che da quando è uscito Squid Game, uno dei trending topic su Google è il cambio won-euro. E per la cronaca, 100.000 won sono circa 73 euro. Quindi, come prevedibile, Gi-hon chiama il numero sul biglietto da visita per partecipare al gioco. Gli viene dato un appuntamento, sale in macchina, lui viene sedato, viene portato in una location misteriosa che poi scopriremo che essere un'isola privata al largo di Seoul. E qui Gi-hon si ritrova con altri 455 partecipanti anonimi che sono numerati da 1 a 456. E i partecipanti devono giocare a 6 giochi tipici per i bambini. E chi vince si porta a casa un jackpot strepitoso. Adesso non ricordo la somma, però parliamo di miliardi. Quello che però non viene detto all'inizio del gioco è che se si perde, vieni ucciso. E nella prima puntata abbiamo il gioco Red Light Green Light, che corrisponde al nostro 1-2-3 stella. C'è una bambola gigante con telecamere e sensore di movimento e che gestisce il gioco. E chi si muove durante stella viene sparato sul posto. Qui vengono introdotti nuovi personaggi nella trama. Abbiamo Sebiok, che è una fuggitiva della Corea del Nord e che vuole vincere il jackpot per riscattare i propri genitori e portarli in Corea del Sud. E il fratellino, che vive in un orfanotrofio. Nella scelta di questo personaggio forse c'è l'unico errore grossolano, perché i coreani del Nord, a causa della malnutrizione, generalmente sono molto più bassi rispetto ai coreani del sud, mentre Sebiok è una testa più alta rispetto alle altre donne presenti nella serie, però nulla di grave.
Poi abbiamo Dok Su, che è il cattivo della serie, che è un membro di una cosca mafiosa che ha dei debiti con il suo boss e verrà ucciso se non paga. In seguito c'è Minho, che è una delinquente leggermente psicopatica, di cui non conosciamo la storia pregressa, però anche lei ci sta perché porta un po' di disordine, diciamo, nella serie. E poi c'è un amico di infanzia di Gion, che si chiama Sang-woo, che era il più intelligente della comitiva. Lui si è laureato, ha intrapreso una carriera nel mondo della finanza, però poi ha speculato con i futures, ha perso sia i soldi propri che quelli della madre e dei clienti, per cui adesso è ricercato la polizia per frode fiscale. Per frode finanziarie. Quindi abbiamo Il-nam, che oltre ad avere il numero 1 è anche il partecipante più vecchio del gioco, che questo signore, oltre a essere avanti con l'età, ha anche un tumore al cervello, per cui non gli resta molto da vivere. La storia si evolve e ad un certo punto entra in gioco Jun-ho, che è un poliziotto che si infiltra nella struttura per cercare suo fratello, che è disperso da anni e che apparentemente ha partecipato a questo gioco. E a questo punto a tutti i partecipanti diventa chiaro che il gioco è estremamente crudele, chi perde viene eliminato senza pietà. Ma una delle clausole del contratto sottoscritto dai partecipanti è che se la maggioranza dei giocatori decide di sospendere il gioco, tutti verranno liberati e i soldi del jackpot verranno distribuiti alle famiglie dei giocatori che però sono morti. Quindi la maggioranza, anche se risicata, decide di sospendere il gioco e tutti ritornano alla vita di prima. Ma naturalmente tutti si rendono conto in poco tempo che di avere una vita miserabile fuori, che non vale la pena vivere, per cui decidono di rientrare nel gioco sapendo di rischiare la morte. E questo è un po' l'aspetto Parasite del film, dove se vogliamo possiamo intravedere una critica al capitalismo predatorio, che non lascia scampo ai meno fortunati, o a chi si trova a chi non si trova dalla parte giusta della società. E per esempio, proprio in questa fase di ritorno alla normalità, la madre di Gion viene ricoverata in ospedale perché ha il diabete e probabilmente le dovranno amputare i piedi. E proprio perché questa famiglia vive ai margini della società, non ha l'assicurazione sanitaria e la madre non può permettersi le cure. La madre del finanziere, Sang-woo, che ha perso tutto nelle sue speculazioni, ha una piccola bottega di generi alimentari, una pescheria, e anche lei vive un'esistenza di stenti e di sacrifici. Poi abbiamo anche Se-byok, che è la fuggitiva della Corea del Nord, che quando le viene chiesto se ne valsa la pena di fuggire dalla Corea del Nord, non è certa della risposta. E questo è anche una cosa interessante, perché la Corea del Nord è notoriamente un campo di concentramento a cielo aperto, e se vi interessa c'è un'intervista molto interessante ad una fuggitiva dalla Corea del Nord sul canale di Joe Rogan, che linkerò nelle show notes. Nella settima puntata vengono introdotti i VIP, che sono dei magnati stranieri, gente che ha un fottio di soldi e che è annoiata dalla propria vita, e queste persone cercano di provare un po' di eccitazione scommettendo sulla vita o la morte dei partecipanti al gioco, come più o meno se scommettessero sui cavalli. Questi VIP sono dei debosciati mascherati, l'ambiente decadente ricorda in qualche modo Eyes Wide Shut di Stanley Kubrick. E adesso arriva lo spoilerone più grande. Nella sesta puntata, il numero uno del gioco concede la vittoria al protagonista, proprio regalandogli la vita. E lì io ho intuito che il vecchietto era in realtà il misterioso capo dell'organizzazione, e infatti nel finale la mia previsione viene confermata. Il vecchietto aveva sì il tumore al cervello, però in realtà era un multimiliardario che ormai era annoiato della vita e quindi aveva creato tutto questo gioco e questa organizzazione solo per sollazzarsi. Il messaggio del vecchietto sul letto di morte è che la società odierna è spietata, quindi mors tua vita mea, e il capitalismo è un gioco dove chi vince si prende tutto e chi perde si attacca al tram. Poi c'è anche una trama nella trama, che è forse la parte più disgustosa o più cruenta dello show. Abbiamo un gruppo di guardie corrotte che occultano i cadaveri e spiantano gli organi dei partecipanti deceduti e poi li rivendono sul mercato nero agli acquirenti cinesi. E poi c'è il poliziotto, quello che cercava il fratello disperso, che il fratello disperso alla fine si rivela essere il direttore dei giochi. E questo era un twist che un po' mi ha sorpreso, per cui devo dire che a livello di script, di trama, di sceneggiatura e anche di cinematografia, questa serie è stata fatta veramente bene. Anche gli ambienti che sono stati creati per le diverse puntate sono molto ricercati ed elaborati, per cui si vede che Netflix non ha badato a spese per la produzione. E questa serie ha, secondo me, tutti gli ingredienti per avere successo, e chiaramente ha anche beccato l'ondata di viralità che non puoi mai prevedere ex ante, però su questo noi non possiamo che fare i complimenti a Netflix, perché ha puntato sul cavallo vincente. E
pare che adesso questo franchise valga 900 milioni di euro. E un altro aspetto interessante è che l'autore di Squid Game aveva cercato di piazzare lo script per 10 anni, però gli hanno sempre sbattuto la porta in faccia. Un'altra cosa simpatica è che l'attore che interpreta il Nam, il vecchietto numero 1, ha raggiunto il successo e la notorietà a 77 anni, per cui c'è ancora speranza per tutti noi. E dimenticavo l'ultimo dettaglio della trama, la serie finisce con un cliffhanger, ossia Gion, che adesso ha la possibilità di andare a trovare la figlia, che nel frattempo si è trasferita negli Stati Uniti, rivede il reclutatore del gioco, toglie il biglietto da visita dalle mani del derelitto che era stato appena reclutato per la nuova serie, ricontatta l'organizzazione e poi sembra che voglia lasciar perdere, però poco prima di salire sull'aereo decide di non partire e ritorna indietro. E questo chiaramente ci indica che ci sarà una seconda serie, che Gion cercherà in qualche modo di infiltrarsi nell'organizzazione per sgominare la banda. E qui il personaggio per me perde i punti di simpatia, perché proprio per una volta che ha la possibilità di fare la cosa giusta, goderti la vita con tua figlia, hai 10 miliardi sul conto corrente e poi si va a mettere di nuovo nei guai. Però vabbè. Ma questo lo scopriremo almeno tra un anno, per cui per adesso ricordate di mettere il blocco su Netflix per i vostri figli e non firmate petizioni inutili. Spero che questa recensione vi sia piaciuta o sia stata utile, quindi vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao! Only on the Blow Show, so here we go.